La telefonata con Eraldo Pecci, cos'è che dicevi? Pronto? Sentivo qualcosa, un ritorno in cuffia. No, Come facciamo qua? Il ritorno in cuffia. è che abbiamo avuto le Allora, visite. vediamo la classifica delle miss e poi recuperiamo Eraldo Pecci. Dai, per favore, vediamo la classifica delle miss, almeno quelle che vanno in. Io non lo sento. Ce l'abbiamo, Pecci? Ah, buonasera, un applauso, eh. Oh, adesso la sentiamo per te. Buonasera, buonasera. Bene, Vi sento lontanissimi. allora cerchiamo di riavvicinarci. Senta, Pecci, Sì. com'è questo libro Il toro non può perdere? È un capolavoro della letteratura moderna. Ma qui ci sono anche dei tifosi della Juve che hanno detto che in realtà è un libro di fantascienza. Non lo so, ognuno vede le cose con la sua ottica, però non si va. Si vola, va bene se è di fantascienza, se si vola con l'idea, con il sogno, con Eraldo, l'amore, va bene anche di fantascienza, sì. ciao, sono Alex Gilardini, ci siamo incontrati al Gala Granata, ho avuto l'onore Sento. di fare la foto con te, con il Sono tuo venuto libro. magro. Sì, beh, rispetto a me sì, praticamente siamo magri tutti e due, ecco, in un certo Mi sento senso. lontanissimo, tira la bocca vicino al microfono, No, sennò una mi cosa sento al chiuso. volo. Ho letto, ho divorato il tuo libro, è bellissimo, complimenti, mi sono piaciuti soprattutto alcune cose simpatiche che hai scritto sull'amico comune Patrizio Sala. Grazie, grazie, mi fa piacere che ti sia piaciuto, perché è un libro che parla di una certa epoca e io sono abbastanza legato a quel calcio di Nero, mi fa piacere che a qualcun altro possa piacere. Perché non c'è più quel calcio di quel tempo che fu? Non lo so, io non faccio i paragoni, dico solo che allora i presidenti che stavano in una squadra stavano solo in quella, non andavano da un'altra parte. Era raro che un giocatore facesse il derby con le maglie diverse, insomma, era molto molto raro. Poi, però non dico che sia meglio o peggio, dico che c'era un attaccamento diverso. Adesso manca solo che mandino anche una partita nell'ora della hotline, per cui è un calcio diverso, no? Tra poco vendranno le partite anche a mezzanotte. Eh già, ha proprio ragione, anche Ingiusto, nell'ultima giornata. Senta, Pecci, una curiosità per chiudere. Lei ha giocato anche con altre squadre. Non è che tra poco fa il libro La Fiorentina non può perdere, il Napoli non può perdere, il Bologna non può perdere? no, non lo fa perché le altre squadre con le quali ho giocato erano le sole in una città, mentre il Toro è una donna che ha un sapore particolare. C'è una concorrente che ha tutto, gioielli, pellicce, soldi, macchine, sono a niente, capito? Per cui Una era solo. domanda, una domanda al volo, ma Maradona era migliore come giocatore o come elettricista? O O come? come elettricista? Ah, Maradona era un grande in tutti i ruoli. Perché nel tuo libro Io appunto non ho dici mai che. trovato, non ho mai trovato nessuno che abbia parlato male di Maradona, chi l'ha conosciuto. Era un bravissimo giocatore, un eccellente elettricista perché era a disposizione dei compagni, di tutti. Grazie, grazie mille Eraldo. Allora ci leggeremo tutti il suo libro Il toro non può perdere. Grazie, buona serata. Grazie a Grazie. voi, Beh, insomma, arrivederci. No, campione.